Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di GAM. Oggi parliamo di collezionismo ed in particolar modo di giocattoli vintage. Siamo nel pieno degli anni 70 e con noi abbiamo in collegamento su Zoom un vero e proprio cultore del settore. Parlo di Fabrizio Balsano, peraltro anche organizzatore del Toissimi, la fiera a scambio del giocattolo da collezione, qui a Roma. Ciao Fabrizio! Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Ben ritrovato. Grazie anche a te. Come sempre un piacere. Stai? Bene, benissimo. Non parliamo di Toissimi, ma di un giocattolo, o meglio, di una action figure molto giocata tra gli anni 70 sino alla metà degli anni 80. Oggi è diventato oggetto da collezione e anche molto costoso, aggiungerei. Parliamo di Big Jim. Parliamo di un'icona degli anni 70-80, giocattolo icona. Esatto, diciamo una linea di giocattoli prodotta dal 1972, se non erro, sino al 1986 dalla Mattel. In Italia è stato commercializzato a partire proprio dal 1973 fino al 1986. Allora Fabrizio, tu sei uno tra i più grandi collezionisti di Big Jim in Italia. Innanzitutto, quanti ne possiedi? Ce la puoi far vedere un attimo così la tua splendida collezione? Beh, guardi, essendo anche un commerciante di giocattoli, me ne sono girati tanti negli anni, ho visti tutti, tutte le collezioni, tutte le cose, e qualcuno l'ho venduto, qualcuno l'ho ricomprato, insomma, ho fatto un via vai diverso di questi fantastici action figure. E adesso ho rilasciato, diciamo, le cose che mi ricordano più la mia infanzia, quindi non ho lasciato moltissimo, però se vuoi ti posso fare una piccola panoramica. Sì, dai, facciamo una piccola panoramica, facci vedere, perché siamo curiosi. Sì, vai, adesso vai. Ti faccio vedere. Facciamo tutto in diretta perché è bellissima questa cosa. Allora, ecco qui. Questa è una piccola parte della mia collezione. Sì. Ecco, qui c'è Torpedo Fist, poi ci sono gli Standard, poi c'è Dottor Steel, che era il nemico. Riconosco anche due volti. Sì, due volti, molto raro. Poi ti faccio vedere una cosa strana. Vedi questo qui? Sì. Questo è un Big Jim trasparente. Aspetta, lo faccio vedere bene. Questa è la versione dei Big Jim che fecero in Messico. Ah. Okay. Questo addirittura è il Big Jim bionico, che ha le due braccia, guarda, le due braccia completamente trasparenti. Sono molto particolari come cose. Vedi? Sì, bellissimo. Questo non l'avevo mai visto, sinceramente. Ecco, sotto questi hanno praticamente vicino alla mano, hanno una calamita, perché siccome erano bionici dovevano prendere le cose più pesanti, quindi potevano perdere i pezzi di metallo, li potevano prendere. Vedi? Questi sono chicche che ho comprato in Messico tantissimi anni fa. Hanno scoperto che c'era una produzione messicana di Big Jim divertentissima. Adesso ti faccio vedere un'altra parte. Aspetta un secondo. Ecco qua. Questi invece sono diversi, cioè Big Jack, questi. 004, questi Zorak. Questi sono la serie Spy più la serie West. Vedi, faccio vedere. Questo è Agente Segreto, questo è Capitan Drake, Zorak, e poi c'è il famoso e fantastico 004 con la valigetta con le quattro. Aspetta, ti faccio vedere la valigetta con le quattro famosissime maschere intercambiabili. Eccole qua. Questa si cambiava. Questa è 004 con la sua valigetta. Questa è Big Jim parlante. Fabrizio, dimmi. Scusami se ti interrompo. Di 004 dimmi. Ne sono state fatte due versioni, vero? Sì, due versioni. La prima versione è con i tre volti che ti ho fatto vedere adesso. Sì. Dopo hanno fatto la seconda versione, che era con sei maschere addirittura. Sei maschere, sì, esatto. Sì. Che poi quel Big Jim lì era divertente, perché in realtà venne prodotto nel periodo di massima del 007, quindi lui voleva essere 007. Quindi tant'è vero che in realtà inizialmente sulle scatole, quando io le trovavo nei negozi, sto parlando degli anni 90, si trovava con la scritta 007. 007? Dopo venne cancellata perché dovevano pagare i diritti, quindi di conseguenza non hanno potuto
non hanno potuto continuare a fare questo 007 e hanno chiamato 004 perché aveva 4 volti. Uh-huh. Ecco perché 004. Questi qua, li faccio vedere un'altra cosa, perché quelli sì. Che hai visto sono i Big Jim che sono senza scatola, ma in realtà io ho anche la serie in scatola, che sono questi. Bellissime. Sono tutti sigillati. Vedi? Molto, molto questo belle. Quello con cui io sono molto affezionato è questo, il capocannoniere, malato sì. Di calcio, giustamente, c'era capocannoniere. Questo me lo ricordo ancora benissimo. Questo poi aveva pure la maglia giallo-rossa, quindi per me è ancora meglio. È vero. Sono i Big Jim. E poi qua ci stanno i cattivoni, che poi ne parleremo meglio, che hanno sostituito la produzione, i Masters. Esatto, i Masters, Skeletor, infatti là riconosco Skeletor. Sì, esatto, esattamente. Questa è la mia piccola collezione, tante cose non ce l'ho esposte ancora, e tante cose, come ti dicevo, le ho date via, perché negli anni poi, essendo commerciandoci anche, ne ho certo. Visti tanti, ne ho trovati tanti, quindi questo è quello, diciamo, che mi è rimasto, più tante altre cose che non espongo, perché non c'ho spazio, perché non colleziono solo Big Jim, quindi... Fabrizio, torniamo un pochino indietro, no? Ma da dove nasce questa tua passione per Big Jim? Allora, la mia passione per Big Jim nasce dal fatto che mia madre e mio padre lavoravano sempre la mattina e la sera, e di fronte a un tabaccaio, e questo tabaccaio vendeva soltanto poche cose, e quelle poche cose erano i Big Jim standard, quindi di conseguenza ogni tanto portavano qualche Big Jim. E lì è nato l'amore per questo personaggio, con tutti gli accessori che aveva, e per me era un gioco divertentissimo. E quindi negli anni, poi quando sono diventato un pochino più grande e ho avuto un po' di nostalgia, ho cominciato a ricomprarli. E quindi, ecco come nasce la mia passione. E quindi tutto da quel tabaccaio è nato, diciamo. Esattamente. Sì. Invece Fabrizio, qual è stato il primo Big Jim commercializzato in Italia e ovviamente il tuo primo Big Jim acquistato? E allora guarda, ti dico, in Italia è arrivato il Big Jim standard, il Big Jim standard, che poi in realtà in Italia, ecco, ti faccio vedere quello che ho preso, il primo mio in assoluto, che era questo. Ah, ho capito questo è il Big Jim standard, che poi vedi i negozianti, era il prezzo, era 9.900 lire, poi loro mettevano il prezzo che gli pareva, quindi mettevano la precetta con scritto 12.000 lire, perché mi sembrava poco 9.900 lire. Questo è il mio primo Big Jim standard. I Big Jim che sono arrivati in Italia nel 73 sono gli standard, quindi era il Big Jim con la scatola bianca e karateka, quindi inizialmente i Big Jim venivano prodotti con la mano aperta, no? Esatto. Poi tra poco spiegheremo. Fabrizio, non sento più la voce. Eccomi. Mi senti? Adesso sì. Okay. Tra poco ovviamente parleremo e spiegheremo il perché, diciamo, fu fatta una versione con le mani prensili, perché all'inizio i Big Jim avevano tutti la mano aperta, no? Sì. Tra poco comunque spiegheremo perché c'è stato questo cambiamento. Allora Fabrizio, con Big Jim si potevano vivere diverse avventure, dal Far West al safari nella giungla, allo spionaggio, avventure al polo, insomma passavamo interi pomeriggi senza stancarci mai. Tu quale tipo di avventura preferivi, Fabri? Beh, sicuramente la serie spionaggio è quella che ho più nel cuore, con 004, che era quello più giocabile in realtà, perché oltre a fare il movimento del braccio, Big Jim non aveva questa grande giocabilità. Gli accessori, il vantaggio del Big Jim erano gli accessori. Io 004 ho giocato tantissimo, cambiavo le facce, era una cosa eccezionale, meravigliosa. E poi il capocannoniere, perché essendo un patione e calcio, Big Jim era capocannoniere, che aveva praticamente questa gamba a destra, che poggiando la sinistra lui calciava, quindi era anche quello, c'era un più giocabilità rispetto agli altri. Nel 1977 Big Jim subisce una modifica alle mani, da aperta, come abbiamo detto poc'anzi, alla versione prensile. Spieghiamo il perché. Se non sbaglio, Fabrizio, in quel passaggio inizialmente lo stesso personaggio si poteva trovare con entrambe le versioni. Io mi ricordo in particolar modo di Shiftankua, l'indiano, perché io avevo tutte e due le versioni, sia quella con la mano aperta che con la mano prensile. Sì, esatto.
In realtà Big Jim nasce come un karateka, no? Col fatto che aveva il bottoncino dietro, doveva fare il movimento del karate. Di conseguenza nasce con la mano aperta. Per questo nasce con la mano aperta. Però il problema nasce poi dopo, quando hanno cominciato a fare le versioni spy, le versioni western, che c'era il fucile, c'era la pistola. E come voleva tenere questo personaggio il fucile e la pistola? Inizialmente fecero dei fucili con dei pezzi in più per reggere il fucile alla mano aperta. Anche il pugnale era bruttissimo, perché il pugnale aveva due alette laterali che non si poteva, un po' brutto. E quindi a quel punto nel 77 hanno deciso di fare questa mano prensile, che era molto più giocabile, anche perché è di gomma, quindi si potevano infilare bene gli accessori in mano e li poteva tenere. Considera che prima di questa data anche il Big Jim Western la pistola gliela dovevi tenere tu in mano, lui non poteva tenerla. Diciamo che hanno un po' copiato anche il J. Joe, anche perché il J. Joe nasce proprio con la mano prensile, quindi anche per questo. Nel 1978 arriva una nuova serie di personaggi, quelli legati ad ambientazioni storico-avventurose come i famosi pirati, quindi Capitan Drake, che abbiamo visto poc'anzi, Sandokan e il Corsaro Nero. Anche lì ovviamente tante avventure, tante storie inventate. Bisogna dire, insomma, che avevamo molta fantasia e voglia di giocare. Beh, è cambiato decisamente il modo di giocare dei bambini rispetto a noi. Noi inventavamo, poi il Big Jim aveva soltanto il topolino. Tu sul topolino potevi leggere o una piccola storia, oppure potevi vedere il personaggio che c'era. Non era come i Masters, per esempio, che aveva il cartone animato a seguito, quindi tu creavi le storie, però le storie più o meno erano di base, già ce le avevi dal cartone animato. Invece Big Jim creavi proprio, inventavi proprio. Loro creavano i personaggi spy e tu inventavi la serie spionaggio e Big Jim 004 che si nascondeva, si trasformava, e Steel, oppure anche bellissimo Boris, che era sempre tutto Steel però vestito da l'autista diabolico. Insomma, era veramente bello, si potevi divertire e si poteva inventare tanti giochi. Poi dal 1986 Big Jim non viene più prodotto. Termina infatti con le versioni della Condor Force e Global Command, se non mi sbaglio, esatto, Fabrizio. Sì. Perché è stato deciso di interrompere la produzione di questa linea di giocattoli? Allora, innanzitutto perché vennero sostituiti chiaramente da personaggi che avevano in seguito un cartone animato, che parliamo dei Masters. Esatto. I Masters venivano più richiesti perché, vedendoli i bambini in televisione, chiaramente non pensavano più ai Big Jim. Però c'è anche da considerare il fatto che stiamo parlando degli primi anni 80, dove cominciava ad esserci una grossa richiesta di videogiochi, giochi elettronici, Game & Watch, schiacciapensieri. Quindi comunque un calo c'era di base. Poi i Masters fecero la gara più volente, quindi decisero di smettere di fare la produzione, che poi è anche stata una sciocchezza, perché in realtà lo smisero completamente. Venne sostituito da Action Man. Sì, Action Man. Che però era molto più sgraziato, era meno rifinito, ma loro che fecero? Loro cercarono di tenere più bassi i costi per cercare di venderlo anche a meno, però non fu una buona idea, infatti. Dopodiché Action Man anche non ebbe un grande successo. Infatti, diciamo che fondamentalmente si buttarono più sulla produzione dei Masters, perché avendo il cartone animato i bambini lo cercavano di più. Sì, perché questo praticamente poi dopo lì c'era molta era molto più facile, ecco, vedendo appunto il cartone animato, inventare storie e quindi anche vendere il prodotto, no? Sì, esatto. Però ti dico, per esempio, per le femminucce Barbie non ha mai smesso di essere prodotta. Sì, potevano continuare anche con Big Jim, però vabbè, la loro scelta è stata questa, perché era un periodo, ripeto, era un periodo dove i videogiochi la facevano da padroni, quindi i giocattoli questi erano un po' meno richiesti. E quindi i maschietti erano più attratti dai videogiochi, mentre le femminucce ancora, insomma, gli piaceva giocare con le Barbie. Ma considera che anche il fatto della riproduzione di questi giocattoli, i Masters sono stati riprodotti molte volte, li hanno rifatti parecchi. Big Jim non c'è mai stato una riproduzione, un restyling, non c'è mai stato. Quindi se vuoi un Big Jim devi comprare quello
del 75 oppure quello massimo dell'86, anche perché la produzione Global Command non ebbe per niente successo, quindi anche lì decisero di cambiare proprio per questo. Quella era la serie fantascientifica, no? Perché loro hanno chiuso con la serie fantascientifica. Sì. Force Command lì anche non ebbe un grande successo la serie, quindi anche lì gli diede la botta finale. Di Big Jim ci fu anche del merchandising, no? Legato a questa linea di giocattoli, se non ricordo male l'album delle figurine. E poi non so se ti ricordi, sempre qualche anno fa, Topolino mise in commercio un'audiocassetta proprio con due episodi audio della Global Command, della, giusto? Sì. Topolino portava avanti moltissimo Big Jim, ti ripeto, e nelle pagine di Topolino, nella parte dove c'erano tutte le pubblicità, il Big Jim era quello che faceva la faceva da padrone proprio, ce n'erano tanti. Sì, infatti quindi... io mi ricordo addirittura quelle pubblicità dove si apriva proprio il foglio, no? Diventava un foglio doppio, bellissimo. Sì, esattamente. E Big Jim sì, aveva anche molto merchandising, c'era lo zaino, c'era il portafoglio, poi c'erano i quaderni, le penne, insomma, c'era diverso merchandising. Beh, bel periodo d'oro, fino agli 70, era un giocattolo ben richiesto, era ben richiesto proprio. Sì, bello. Peccato che hanno smesso. Esatto, peccato, veramente un vero peccato che insomma sia finita così. Però insomma, diciamo che quello è stato un bel periodo, un periodo d'oro per questa action figure. Sì, molto assolutamente amata, sì. Molto amata in Italia, ma in tutto il mondo ovviamente, perché se non sbaglio uscì nel Nord America, e poi in Europa e poi arrivò qui da noi in Italia, insomma. Ma poi ti ripeto, negli anni, fino agli 90, quando mi cominciai a appassionare completamente al Big Jim, feci delle ricerche e trovai delle produzioni diverse, parallele, sempre della Mattel, magari di sottomarche. E in Messico c'erano dei personaggi stranissimi, divertentissimi. Ovviamente qua non sono mai arrivati qui da noi. No, assolutamente no. Mi ricordo che fino agli anni 90 feci amicizia tramite internet con un messicano, il quale mi mandò una scatola piena di questi personaggi tutti diversi, e era bellissimo, perché poi all'epoca non erano moltissimo richiesti, perché erano pochi anni passati, quindi non erano culto di collezione ancora, e mi ricordo che mi mandò questa scatola immensa con tutti questi personaggi divisi, strani. C'era il Grapio, che era un Big Jim con la fascia di Capitan Uncino, con l'uncino fatto di metallo, cioè, è un bel mondo, peccato, ti ripeto, che hanno smesso. Però adesso, ecco, quest'anno fa 50 anni Big Jim, quindi non li dimostra. Quest'anno e fa non 50 li dimostra, anni. In effetti, sì, è uscito nel 72, e infatti 50 anni non li dimostra. Sì. Va bene, arriviamo nel 73. Benissimo. Grazie a te. Averci fatto rivivere questo periodo della nostra infanzia legato appunto al mondo di Big Jim. E ovviamente noi poi ci sentiremo più avanti per tornare a parlare di una manifestazione che ormai a Roma è diventato un vero e proprio punto di riferimento, no? Per tutti gli appassionati del giocattolo vintage, mi riferisco a Toissimi. Ovviamente adesso aspettiamo l'edizione di novembre, giusto? Di novembre. La data ancora non è sicura, però sicuro è a novembre. Comunque, dato noi ci continueremo a tenere in contatto e ovviamente poi comunicheremo a tutti i nostri amici di GAM la nuova data che tutti aspettiamo. Grazie Fabrizio per essere stato con noi e ovviamente noi salutiamo il nostro amico Fabrizio Balzano e ovviamente prima di salutarvi e di congedarvi da voi, vi ricordo come sempre il nostro appuntamento quotidiano sui social, e quindi su Facebook con la pagina Amici di GAM e su Instagram con GAM_2.0. Grazie Fabrizio, grazie ancora, grazie a tutti voi per averci seguito, e l'appuntamento è per domenica prossima come sempre a partire dalle ore 14 qui su Super 6.